cambia la C4 Cactus. Vengono esaltate comodità e tecnologia, mentre il design passa in secondo piano. Del resto ormai è un modello conosciuto e apprezzato. Fra le novità più importanti presentate in questo restyling figura il debutto delle sospensioni idrauliche progressive e un nuovo tipo di imbottitura dei sedili utilizzato per la prima volta su C4 Cactus. Spostati, ma ancora presenti nella parte inferiore della fiancata, gli air bump che hanno caratterizzato la Cactus fino a ora e che hanno ottenuto tanti consensi da venire adottati anche sulla nuova C3. Nuovi anche i sistemi di assistenza alla guida, tre diverse tecnologie di connettività e motori fino a 130 cavalli. Ma fra i benzina sono disponibili anche un 110 cavalli, che si può avere anche con il cambio automatico e AT6, mentre l'entry level è rappresentato dal 3 cilindri da 82 cavalli. Il diesel proposto al momento del lancio è il Blue HDI 100, ma già dal prossimo anno arriverà il nuovo 110 cavalli, abbinato all'automatico e AT6. Sulla nuova generazione di Cactus cambiano un po' anche le dimensioni. L'auto cresce di qualche centimetro in lunghezza e ora arriva a 4,17 m. Nella filosofia progettuale che ha guidato questa nuova versione della compatta francese, si è puntato a ridurre il concetto di crossover, sposando invece la figura di una berlina compatta. Segno evidente che la Cactus è destinata a sostituire la C4 convenzionale. Il frontale, infatti, ora è decisamente più in linea con gli altri modelli del marchio. Spiccano le luci diurne a LED e i nuovi proiettori allungati. Le fiancate vedono un aumento delle superfici vetrate e in coda si notano i nuovi proiettori 3D a LED che si prolungano fino al portellone del bagagliaio. All'interno vengono riproposte le linee orizzontali utilizzate per gli esterni. Al centro della plancia spicca lo schermo touchpad da 7 pollici, che fa da centro di comando per i sistemi di bordo, insieme all'interfaccia di guida 100% digitale. Con la nuova generazione è aumentato anche il livello di equipaggiamenti di sicurezza, ora allineato di fatto agli standard del segmento, come la frenata automatica d'emergenza, l'avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, il sistema di sorveglianza dell'angolo morto e il park assist.